oggi disegniamo sfregando. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi conosceremo insieme una nuova tecnica di disegno. Oddio, è una tecnica antichissima conosciuta anche dai greci, ma diventa una tecnica pittorica vera e propria solamente con il surrealista Max Ernst. Allora, siete curiosi di sapere come si fa? È facilissimo, l'abbiamo fatto tutti da bambini e andiamo a rifarlo sul nostro piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per sperimentare insieme la tecnica del frottage. Innanzitutto, l'occorrente necessario delle matite. Io qua il mio set di matite e non so quale prenderò, penso che userò la matita di graffite. Questa è tutta una lunga matita in graffite, ma comunque anche una 2B andrà benissimo. Mai come per il frottage, la sperimentazione è interessante. Una gomma, io ho scelto una gomma pane perché penso sia la più indicata, e poi tutto quello che voglio diventi parte della mia composizione di frottage. Vi farò vedere come farvi delle carte a mo' di texture di tela o di stoffa zigrinata, e quindi delle stoffe che preferite voi, e poi io sperimenterò insieme a voi con delle foglie. Cominciamo subito. Allora, innanzitutto metto le mani avanti dicendo che io non sono un'esperta di frottage. L'unica volta che l'ho fatto avevo tipo 7-5 anni, ero davanti al telefono, avevo una monetina e la cosa che ho fatto è stato semplicemente questo lavoro qua. Sperando di intravedere dall'altra parte la figura della monetina. Ed effettivamente, molto 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 semplificando, proprio questo è il frottage. L'abbiamo fatto tutti allora, e tra l'altro con le matite IKEA neanche viene bene. Quindi, vediamo adesso l'uso della matita. Io vi consiglio una 2B e infatti sto usando una matita in mina, che come vedete c'è scritto su tutta la lunghezza, è una 2B. E vediamo la differenza di resa della stessa monetina con la matita adatta. Allora, questa è con la matita adesso, la 2B, e questa invece è con la matitina IKEA, quindi che sarà un HB. Quindi anche una matita più grassa dà grande soddisfazione nel frottage. Più grassa sarà la matita, più cederà polvere, meno andrà ad infilarsi nelle pieghe del disegno e quindi maggiore sarà la resa. Guardiamo adesso per esempio come rendere un foglio di carta con la texture di una tela. Io sto usando per adesso della normalissima carta per fotocopie, ma potete usare anche della normalissima carta da disegno, che ha più o meno la stessa grammatura di questa che sto usando io. Poggio la mia tela, guardate per esempio per i fondi dei vostri disegni, e comincio a passare su tutto. Vedete? Poi su questo voi potreste decidere, vi faccio vedere, su questa texture magari voi potreste decidere di fare un disegno con un effetto particolare, di procedere a china, di procedere a penna, insomma quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Stessa cosa, non cambio foglio, per quanto concerne un altro tipo di texture, sempre di stoffa, ma magari a righe. Prendo un ramoscello e lo poggio sotto al mio foglio e comincio a creare il mio frottage.
mio ramoscello è stato portato sulla carta. Ora posso decidere se lasciarlo così o prendere la mia gomma pane, darle una forma appuntita e, insinuandomi tra le foglie, ripulire tutti i contorni del mio fruttage. Un'alternativa veloce alla gomma pane può essere la gomma elettrica, naturalmente. È libera. Sebbene io questo l'ho fatto a vostro uso e consumo, perché per quanto mi riguarda a me la cosa interessa assai poco, perché forse io tutti i contorni poi li farò neri, non lo so, dipende alla fine della composizione cosa mi dirà il cervellino. E adesso andiamo a fare proprio il nostro frottage. Posiziono quindi le mie foglie, prendo la mia matita e comincio, schiaccio bene, vabbè, devo schiacciare bene, e comincio a passare su tutto. E voilà, la magia del frottage. Ora decidete voi se fare come prima, quindi lasciare totalmente bianco il contorno o scurirlo. Io per esempio qui voglio scurirlo notevolmente, userò anche altre matite per andare ad intensificare il mio frottage, quindi tutto attorno. E voilà, guardate com'è. Esce poi il disegno, come vi dicevo, con l'utilizzo degli scuri, il disegno viene fuori proprio piano piano. Con una foglia ancora più definita, come può essere questa, specie se postata dalla parte delle coste, quindi dalla rovescia, si può fare anche un altro bellissimo disegno. Oh, con la matita giusta però. Soggetto giusto e matita giusta danno vita a un bel disegno. Ora ve lo ripulisco tutto in modo che possiate apprezzarlo. Poi lo pulirò tutto e ve lo farò vedere nelle foto. Ovviamente il frottage può essere anche fatto con le matite colorate e può anche essere colorato successivamente dopo aver fissato la grafite con della lacca, della semplicissima lacca spray, anche questa qua, la Splendor, va benissimo, che adesso non spruzzo perché prima voglio pulire totalmente. E facciamo anche un piccolissimo esempio con matita colorata, così che vi possiate rendere conto di come viene. E voilà! Naturalmente poi, una volta cancellati tutti i margini e lasciata solo la foglia, il risultato sarà sicuramente migliore. Come per esempio benissimo potrebbe venire su una venatura di legno, io ne avevo una piccolissima tavoletta, piccola piccola, quindi questo è quello che ho potuto fare vincere, ma per esempio su un bel tronco di legno può venire fuori veramente una grande venatura molto bella da trasporre su un foglio di carta. Questa tecnica molto carina, divertente, che può partire da un modo basico di essere svolto, come può essere questo, anzi come può essere la monetina per i bimbi più piccoli, e poi con le composizioni, le sovrapposizioni, le stratificazioni può essere utilizzato in 2000 modi. Potete farvi la texture di un foglio per poi andarci a disegnare in diversa maniera. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo.
comprendere gli elementi della realtà in forma tridimensionale senza nessuno sforzo. Basterà sfregare la matita, il carboncino, il gessetto, il colore a cera sul foglio sotto cui avremo messo la nostra texture che vorremmo riproporre in carta. È una tecnica semplicissima che combinata può diventare e dare vita veramente a dei lavori astratti, surrealisti, insomma a tutti quei lavori che meglio possano identificare il vostro ego e la vostra personalità. Ed è l'ennesima riprova che molto spesso in forma inconscia, quanti di noi da bambini non hanno ricalcato le monete, tutti noi abbiamo abbracciato l'arte senza nemmeno sapere quello che stavamo facendo, perché l'arte fa parte di noi. Bene, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, tanti commenti e condividete il video. Noi ci rivediamo prestissimo, sempre qui su Arte per Te. Io intanto vi aspetto sulla mia pagina Facebook, di cui qui sotto vi lascio il link, e vi mando un grande bacio da Ombretta ed Arte per Te. È tutto, arrivederci!